Eder. Mech. Pallister. Tua sorella, quando ti ha messa al corrente degli insulti di Pierina? Allora, parliamo di domenica, dovrebbero essere 2 giorni prima di quando Pier è morta, e mia sorella si sfoga un giorno che siamo stati insieme dicendo che aveva sentito questa telefonata che comunque gli era stata riferita. Lei veniva definita una donna facile e, da quello che ho capito, cui piacevano gli uomini ricchi. Questo mi ricordo. Ti renderai conto, Loris, che questo è potenzialmente l'ennesimo movente che fornisci. Sì, sì, logicamente mi metto nei panni di chi vede questa situazione da fuori, e può essere senz'altro un aggravante. Io posso solo assicurare di me che quel giorno che ho saputo questa cosa ho tentato di, diciamo, tranquillizzare mia sorella, che non era arrabbiata, era solamente molto a terra per queste parole. Cosa succede a chi abbandona i testimoni di Geova per un tradimento, per un furto? Il modus operandi dei testimoni di Geova nei confronti di una persona adultera è quello di istituire all'interno della loro organizzazione un comitato giudiziario. Cosa vuol dire? Si riunisce il comitato, che sono degli anziani deputati dalla loro congregazione, e decidono il futuro del testimone di Geova. Di solito è sempre una disassociazione, si dice così. Quindi lo buttano fuori. Dall'oggi al domani c'è chi si ritrova in mezzo a una strada senza più niente. Il problema qual è? Che una legge loro interna impone a tutti i testimoni di Geova di non parlare più con questa persona. Non la possono più salutare, non ci possono più mangiare insieme, non possono fare assolutamente niente con questa persona. Allora, i testimoni ti aiutano solo se tu rimani nei testimoni di Geova. Se tu esci fuori, non esisti più per loro. Ti levano anche quello che hai. In 2 minuti ti ritrovi senza niente. C'era odio fra le vostre famiglie? Beh, adesso odi forti no, perché bisogna sempre capire i contesti. Allora, stiamo parlando ovviamente di una donna, madre del marito di mia sorella, che si è visto ovviamente la nuora uscire dal tetto coniugale. E io penso che a qualsiasi suocera o suocero venga un istinto protettivo verso il figlio o la figlia che è stato, tra virgolette, perdonatemi il termine, abbandonato, e possa venire anche un po' di risentimento. Io penso che sia normale. Quindi le offese di Pierina voi le avete prese bene? Allora, mia sorella c'era rimasta molto male, lei ha affrontato la cosa con molta tristezza. Io ho cercato di farle capire che non per forza quello che diceva Piera era una verità, ma poteva essere un sentimento di rabbia giustificata, ecco. Pierina può essersi arrabbiata con voi anche a causa delle pressioni che le sono state messe dai suoi amici testimoni di Geova? Secondo me no, anche perché, mi dispiace dirlo, da queste persone ho sentito un po' di sciocchezze. E in realtà non è così, nel senso che non è che ti espellono e nessuno ti vuol più vedere, queste sono sciocchezze. La realtà è che se lì succede qualcosa, come adesso parliamo di casi estremi, di un adulterio, ma di cose bibliche, perché non sono regole interne, sono bibliche, cioè che dovrebbero seguire i cristiani in teoria, lì non c'è un mandare a casa o mandare via, lì c'è un sostegno, poi non ti entrano nella famiglia, perché non possono. Secondo te Pierina pensava che Manuela se ne fosse solo andata o che avesse fatto anche le corna a Giuliano? Questo purtroppo non lo so, c'è caso che dalle parole che ho sentito, che mi sono state riferite di quella telefonata, c'è caso che Pierina pensasse anche di un adulterio. Valeria, a quanto pare tu e Pierina in passato avete avuto qualche piccolo problema. È stato 20 anni fa, perché ho messo una pianta nell'angolo di casa mia. Questa pianta perdeva le foglie, la Piera 2 o 3 volte me l'ha detto. E io, va bene, facciamo così, 20 anni fa avevo 29 anni. Non me ne fregava molto se lei gli dava fastidio. Lei mi ha detto, guarda, se la levi con la pianta, bene, se non la levi, ho detto, adesso dobbiamo litigare per una pianta, l'ho tolta e l'ho messa lì. Che per un po' di giorni mi aveva fatto girare un po' le scatole, sicuramente. Certo. Ma dal 2000, aspetto nel 2023, per uccidere una persona perché abbiamo litigato per una pianta, non sono mica una pazza scatenata. Io ero a letto. Io alle 9.55 sono andata a letto. Luis si è sceso in garage a prendere il cibo per i gatti. Ha incontrato qualcuno nel tragitto?
L'unica persona che mi ricordo che ho contratto è vicino di casa, si chiama Anna. Ci siamo anche salutati quando ho aperto la porta e lei andava anche nel suo garage. Ho preso il cibo dei gatti e sono salito su. Valeria, secondo molta gente, la mattina dopo l'omicidio tu non dovevi andare a lavorare, ma sei andata ugualmente. Sono sceso qui perché sono andata a lavorare in scooter, e il mio scooter era al piano strada, sì. E l'ho detto pure agli inquirenti. Sì. E sono andata a lavorare perché non ero in ferie. Sì. Il giorno successivo alle ricerche di lui sono preso un giorno di permesso, sì. Perché c'erano dei giri da fare e l'osservazione, sì, per il trauma cranio. Sì. Il giorno dopo ho detto, al mio capo, dipende come sta mio marito. Se non mi senti che la situazione si mantiene così, ci vediamo domani. Quindi adesso questa storia per cui io da inferi invece così per magia sono impazzita e sono andata a lavorare. Luis, che impressione ti ha fatto vedere quel corpo a terra? Tra l'altro l'altro giorno in un lapsus hai detto quella sera o quella mattina? E quella mattina quando l'ho visto. È una cosa che è indescrivibile, è tipo un'altra persona, perché non l'ho mai visto con un tipo di pettinatura diverso, con i capelli tutto dietro. Loris, quella sera a casa di Manuela, dov'era il cane? Il fatto che il cane non si vede non vuol dire niente, il cane abita lì, non è che è andato di fuori, di sotto da solo. Logicamente lì è successa una cosa particolare, perché io dovevo andare a casa. Ero a pezzi, mi sono buttato sdraiato per terra come per dire non ce la faccio più, non c'ho voglia. È stato lì che il cane ha avuto una reazione strana, è venuto a darmi delle schienate per terra e lì mia sorella ha deciso di fare delle foto. Il problema è che appena mia sorella e mia nipote si sono spostate sul divano, il cane ha preso il largo, non si è più avvicinato. Alcune persone mi hanno segnalato che le tue mani sembrano sporche e qualcuno dice anche che la tua maglietta sia sudata. Ci guarderò dopo quando guardo bene le foto. È stata una giornata di lavoro intensa. E le temperature vediamo anche adesso come sono e figuriamoci un mese fa. Avevo fatto giardinaggio, non mi ero mai fermato, forse mi ero seduto per mangiare quelle due orette. Ci può stare che sotto le ascelle ci è rimasto un po' di rimasuglio di qualcosa. Sulle mani non so, forse dei rimasugli di terra o di verde. Ma se hai detto che hai cenato da tua sorella, non ti sei lavato le mani prima di cenare, come fai ad avere rimasugli di terra o di verde sulle mani? Ci guarderò bene perché mi ha incuriosito sta cosa. Gira voce che avrebbero sequestrato un filtro della lavatrice dove ci sarebbero tracce di sangue, come se qualcuno avesse fatto il bucato la sera dell'omicidio. Guardi, questa cosa l'ho saputa da voi praticamente. C'ho i referti della scientifica di quello che hanno prelevato da mio padre. Non mi ricordo questo fatto del filtro, ma è un attimo guardarci. Tu hai le chiavi della casa di tuo padre? No. La sera dell'omicidio sei andato a casa da lui? No, vado direttamente a casa. Appena apprendi dell'omicidio di Pierina, esclami, giustizia è stata fatta. Allora, lì io ho saputo più tardi che era stato un omicidio, perché all'inizio sapevo che Piera era morta, non sapevo altro. Diciamo che quando ho saputo che Piera è stata uccisa, lì in un certo senso ho iniziato un po' a sospettare di tutti. E senza andare direttamente dalle persone che stavo vedendo, dirgli sei stato tu o cos'è successo, ho voluto provare a dire una frase tipo di da complice, perché volevo vedere un feedback da parte delle altre persone. È molto pesante, ma nel mio cervello in quel momento lì mi poteva dare una risposta vedendo una reazione delle persone a cui l'ho detta. Il primo è stato Luis a cui l'ho detto, ma lui non mi ha dato nessuna reazione, solamente ha aperto gli occhi come per dire che cosa stai dicendo. E la seconda è stata a distanza di un'oretta e mezza, che ero da solo con lei e Valeria. E Valeria ha risposto in una maniera più schietta, cioè certe cose non si augura a nessuno, scherziamo? No, non è stata rabbia, e nella mia testa lì è stato come per dire mi faccio vedere complice, così se qualcuno veramente di questi qua ha fatto qualcosa, mi dà un feedback, mi dà un risultato indietro, un'espressione, oppure una critica, un qualcosa per dire sì o non se ne poteva più. E invece non mi è arrivato indietro nulla. La prima cosa che veniva da pensare apprendendo della morte di una persona come Pierina sarebbe stata che un malvivente l'aveva aggredita magari per rapinarla. Quando Loris fa questa esclamazione non ci sono gli elementi per pensare alla responsabilità di un condomino. Di conseguenza è inverosimile che lui dopo due minuti già pensi di incastrare il possibile colpevole tra i suoi amici con una frase del genere. Ad inizio maggio Giuliano, il figlio di Pierina, ha uno strano incidente, o forse viene picchiato, questo non si è ancora capito, e lui non ci può aiutare avendo perso la memoria. L'incidente avviene a 300 metri dal punto in cui è stata uccisa Pierina, all'altezza del 151 di via Coriano.
Cos'è accaduto a Giuliano? Si parla dello specchietto di un furgone, ma ragioniamo un attimo. Se Giuliano avesse camminato nella sua mano, quindi dietro quella macchina rossa che vedete in fondo, lo specchietto lo avrebbe colpito sulla nuca e non nella parte anteriore. Allora dobbiamo dedurre che Giuliano stava camminando fuori mano, quindi dal lato sinistro. In questo caso il furgone che l'avrebbe colpito avrebbe lasciato delle cicatrici prevalentemente sul lato centro-destro di Giuliano. Ma se noi andiamo a guardare la faccia di Giuliano, le cicatrici si estendono invece verso il lato sinistro. Quindi è improbabile che si sia trattato di uno specchietto di un mezzo. Se ci fosse detto da quale lato della strada è stato trovato Giuliano a terra, già potremmo risolvere il mistero. Se Giuliano avesse camminato nella sua mano, dovremmo immaginare che un furgone lo colpisce durante un sorpasso e allora capirete che i testimoni abbonderebbero, perché è impensabile che un furgone a strada libera cammini completamente fuori mano. Giuliano, tu cosa ricordi del giorno dell'incidente? Assolutamente niente, niente di niente. Io mi ritrovo con un viso rifatto, con espressioni che dovrò imparare a riutilizzare, e questo è quello che intanto mi è successo al viso. Certo che una cosa così grave accaduta diversi mesi dopo, sempre non lontano, ti lascia pensare. Però io l'avrei ritenuto un incidente. Volevo chiedere che se qualcuno aveva intravisto qualcosa dell'accaduto subito dopo e magari si è trattenuto pensando che altri avrebbero testimoniato, ecco, è il caso che invece si rivolga alle forze dell'ordine per dirla la sua, in modo tale che possiamo avere un quadro più completo. Il vostro consulente Ezio Denti dopo qualche giorno vi lascia dicendo che tra voi c'è il killer, ma in una sua intervista dice anche che Luis è un bravo ragazzo e che non pensa che possa essere lui il colpevole. E allora chi è il colpevole secondo Ezio Denti? Questo purtroppo non lo so. Allora, questo Denti non ce l'ha mai nascosto a noi, è sempre stato chiaro, ha detto che secondo lui c'erano grosse probabilità che tra di noi c'era purtroppo l'artefice dell'assassinio. Però non so su chi avesse sospetti. Un giorno ero con lui e col dottor Barzan, gli ho chiesto: Ezio, sospetti di me, dimmi la verità, di te no. Mi disse solo questo, poi non so se l'ha detto per rassicurarmi o per altro. Se Ezio non sospetta di Luis, difficilmente sospetterà di Valeria, anche se potremmo pensare che Valeria, se davvero rigliava le conversazioni di Pierina, è stato proprio così che ha scoperto che Luis faceva le corna a lei con Manuela. Riguardo Loris e Manuela, è chiaro che bisogna ricordare che le loro posizioni sono unite. Se salta uno, salta anche l'altro, perché loro affermano di essere stati insieme quella sera. Interessante che quando Denti viene chiamato in procura, lo stesso giorno viene chiamato in procura Manuela. Io non sono in mezzo a una strada, sono sostenuta da tutti i miei amici e i membri della congregazione. Quando tutta questa situazione sarà finita, dipenderà dal mio comportamento se rimarrò o no una testimone di Geova. Sarà il mio comportamento a decidere, nessuno ti butta fuori. Non sei più una testimone di Geova, non dal momento che commetti uno sbaglio, ma dal momento che decidi volontariamente di perseverare nel tuo comportamento sbagliato e vuoi comportarti come ti pare. A quanto pare i tuoi amici di Pianerottolo cancellavano dei messaggi che gli inquirenti stanno recuperando. Tu hai cancellato dei messaggi dal telefono? No, io ogni tanto cancello le chat, ma quelle con mia sorella risultano da metà settembre in giù intere, per cui da quando è successa la cosa, prima no. Il fatto che Ezio Denti, dopo aver parlato molte ore con voi, ha sospetti su di voi, non ti turba un po'? Beh sì, effettivamente tra di noi un po' è calato il gelo, però nello stesso tempo mi metto nei panni dell'investigatore, avrà fatto le sue valutazioni per pensare questo. È una sua opinione, senza dubbio. Per il resto sì, è stata una lunga chiacchierata, ma ho sottolineato più volte che col dottor Bazzano e il dottor Denti era nato anche un rapporto umano e abbiamo parlato un po' di lavoro, diciamo, ma ci siamo anche svagati un po', perché è stato anche un motivo per stare insieme. Io all'inizio non avevo saputo che Piera era stata uccisa, avevo saputo che addirittura l'avevano trovata in fin di vita. Diciamo che quando poi più tardi, circa verso l'ora di pranzo, vengo a sapere che invece c'era stata un'uccisione,
Il mio cervello ha ragionato un attimo così, sospettando di chiunque potesse essere nei dintorni, e mi è venuto da fare quelle domande, delle quali poi mi sono anche scusato con i diretti interessati, gli ho spiegato la motivazione. Quando Luis mi chiama, mi avverte che Pierina è morta, ma non che è stata uccisa. Cioè, la cosa che ti viene da pensare è un malore, qualsiasi cosa. Io lo vengo a sapere le ore successive che è stata uccisa. Okay. Cambia la questione. A me sembrava di averla spiegata bene, ci riprovo di nuovo. Io vengo a sapere più tardi che Pierina è stata uccisa quando sono stato lì da Luis. È lì che mi si è illuminato il cervello, diciamo, e mi è venuta da fare quell'affermazione. Prima non sapevo che Piera fosse stata uccisa. Prossimamente saranno interrogati la figlia minorenne di Manuela e l'amico di famiglia Luis da Silva. Il fascicolo resta ancora contro ignoti, ma non è esclusa l'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni sospetti nei prossimi giorni, il che faciliterà gli ulteriori esami scientifici. I figli di Pierina hanno interesse a scoprire la verità sui rapporti familiari e la loro collaborazione sarebbe di grande aiuto per gli investigatori. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.